Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi in questo appuntamento che ormai da diversi anni è diventata una consuetudine. Benissimo, anche questa volta andremo a trattare un argomento già trattato in due precedenti video, ovvero Gerusalemme, capitale di Israele. Quando facemmo il primo video pensavamo che sarebbe stato l'unico, poi facemmo il secondo video e abbiamo pensato la stessa cosa, tant'è che in conclusione appunto dicemmo che sarebbe stato l'ultimo, invece poi dopo ci abbiamo ripensato e questa volta non vi diremo che sarà l'ultimo, semplicemente vi diremo questo è il terzo video, la terza parte diciamo. E ci siamo sentiti in dovere di fare questo video perché riteniamo sia importante, anzi personalmente penso che questo sia il più importante di tutti i video che hanno preceduto appunto il presente video. Con questo comunque non vi vogliamo scoraggiare, per chi non l'avesse fatto, a guardare anche i due video precedenti, comunque fanno parte del quadro, insomma, sicuramente vi daranno molte informazioni che sono necessarie. Abbiamo parlato di molte cose, abbiamo affrontato l'argomento anche da un punto di vista politico per appunto delucidare l'ascoltatore quanto più possibile. Nella seconda parte abbiamo trattato argomenti molto importanti, tra cui uno di questi è stato il apportare le necessarie delucidazioni per un termine che è mal compreso, ovvero il termine sionismo. Non sono pochi coloro che regnano nella più totale confusione di che cosa sia il sionismo e quindi lo vogliono circoscrivere a un evento storico del XIX secolo, ovvero il 1800. Così non è. Il sionismo è uno spirito, che ha or sono più di 3.000 anni. Poi possiamo parlare anche di neosionismo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste informazioni le troverete nei video precedenti, appunto, per quanto attiene il sionismo, la seconda parte. Benissimo. E molte altre cose, insomma. In questo video andremo ad affrontare nello specifico qual è il futuro che spetta all'umanità. Molte persone vogliono conoscere il proprio futuro, fanno di tutto per conoscere il proprio futuro, ma lo fanno nella maniera più sbagliata, quello di attingere a mondi bui, oscuri, cartomanti, negromanzia, satanismo, stregoneria, buffoni che invece non sono niente e semplicemente ti tolgono i soldi e basta. Ebbene, in questo video conoscerai qual è il tuo futuro. Il tutto gratis. Perché la parola di Dio ci annuncia gli eventi futuri e lo fa in modo gratuito. Quindi non devi fare altro che ascoltare e seguire quello che ti verrà anche mostrato, perché poi leggeremo i passi biblici insieme. Vogliamo ricordare che la profezia biblica, ovvero la Bibbia, vanta migliaia di profezie. E queste si sono quelle che si sono adempiute rigorosamente. Quelle che non si sono adempiute è perché appunto sono in via di concretizzazione, ma quelle adempiute sono migliaia, quindi la Bibbia ha un buon curriculum. Quindi cosa succederà adesso con questo riconoscimento di Gerusalemme da parte, diciamo, degli americani, più tutti quelli che li stanno seguendo? Sono ormai diverse nazioni. Leggevamo i telegiornali ebrei pochi giorni fa, appunto, stanno dicendo che sono già più di 10 nazioni che si stanno mettendo d'accordo con il Knesset, il Parlamento israeliano, per appunto trasportare le proprie ambasciate a Gerusalemme. Quindi insomma sono eventi molto molto importanti. C'è una grande confusione in giro per quanto riguarda le guerre che si andranno a concretizzare. Alcuni parlano di Gog e Magog, niente di più sbagliato.
altri parlano di altre cose, insomma andremo un pochino a vedere qual è il futuro dell'umanità. Ripetiamo, il futuro dell'umanità non è pace e prosperità, tutt'altro, ma in tutto questo c'è una via per la quale possiamo scampare, come dice la stessa parola di Dio. Alla fine di questo video vi diremo come fare per scampare da tutte le avversità che si... Scusate, sto scrivendo. Ok. Per scampare da tutte le avversità che si stanno per concretizzare nel nostro mondo. Lo stesso mondo scientifico, lo stesso mondo accademico, lo stesso mondo politico, e gli stessi mass media hanno sempre detto che ormai non è se ci sarà una catastrofe nucleare, ma è quando ci sarà questa catastrofe nucleare. La storia è molto chiara in questo, e gli avvenimenti che ci circondano sono molto chiari. Che poi uno voglia far finta di non vedere ed essere tra virgolette positivo, ma questo non cambia nulla. Anche se giochiamo a fare lo struzzo di turno che mette la testa sotto la sabbia, comunque il rinoceronte, come ci vuol far vedere il cartone animato, quando arriva, arriva, punto e basta. Bene, vogliamo dire che intanto è necessario spendere ulteriormente qualche parola sugli ebrei. Questo è un canale cristiano, noi esaminiamo il tutto alla luce della parola di Dio, quindi siamo coscienti che magari non pochi che si trovano davanti questo video magari non sono cristiani. Se proprio il cristianesimo ti fa venire i capelli dritti o bianchi, non guardare questo video, insomma, non sei obbligato, come già detto nei video precedenti, lo vogliamo ripetere, noi non forziamo nessuno a diventare cristiano, il vero cristianesimo non fa proselitismo forzato, noi evangelizziamo, ma non obblighiamo nessuno, a differenza di altre religioni, anche pseudo-cristiane, che nel passato hanno massacrato pur di creare proselitismo. No, il vero cristianesimo annuncia l'Evangelo, evangelizza, ma lasciando sempre la porta aperta a chiunque non voglia accettare. Questo lo ha fatto anche il Signore Gesù e anche noi. Noi siamo franchi, però, insomma, se non siete d'accordo con il cristianesimo e vi fa venire i capelli dritti, non guardate il presente video. È inutile che poi vi mettete a scrivere sciocchezze sotto il video, che non ha alcun senso. Gloria a Dio. È come se io andassi nel canale di un'altra fede a scrivere sciocchezze, a scrivere, insomma, alla fine trova il tempo che trova, insomma. Noi esaminiamo il tutto da un punto di vista biblico, che poi tu non sia d'accordo, bisogna che ti si rispetti, ma altrettanto chiediamo rispetto. Benissimo. Allora, questo, essendo un canale cristiano vero, ovviamente ama il popolo di Israele, malgrado tutto quello che si dice. Noi siamo pro Israele. Bene. In questo dobbiamo combattere anche contro molti, molti o pochi, quello che è, che nominandosi cristiani non lo amano molto. Beh, noi sappiamo che da Israele, dagli ebrei, è venuto il Cristo. Il Cristo era ebreo, ebreo vero, ebreo d'ebrei, era un vero ebreo, di madre e di padre e di madre. Benissimo. Ora, il popolo di Israele è un popolo che il Dio ha scelto perché vuole portare un piano di salvezza a tutta quanta l'umanità. In parte questo piano è già bello che compiuto, ma rimane un'altra parte che fa parte appunto del prossimo imminente futuro, ovvero quando appunto il Cristo tornerà per la seconda volta per regnare in questa terra per 1000 anni. Lo farà da Gerusalemme, tornerà per la seconda volta a Gerusalemme. Continua ancora oggi Israele ad essere popolo di Dio, nonostante questo non gli dà il diritto della salvezza, perché la salvezza sia attraverso la fede in Gesù Cristo. Chi ha Gesù ha la vita, chi non ha Gesù non ha la vita. Ora, il fatto che Israele, gli ebrei,
non abbiano la salvezza quelli che non credono, non abbiano la salvezza e siano un popolo di collo duro, questo non annulla le altre promesse di Dio. Infatti, costoro che non sopportano Israele, non capisco per quale motivo, semplicemente vanno a prendere quei passi della parola di Dio dove Dio parla contro di loro ed è pieno. Ma noi rispondiamo sempre in questo modo: da quando in quando una verità biblica può annullare un'altra verità biblica. Vogliamo portarvi con noi a navigare e quindi voglio accendere la navigazione virtuale. Ecco, ok, da questo momento siete sintonizzati, diciamo, nel nostro desktop. Apro una pagina, eccola qua, questa è la parola.net. Vado a cercare, no, Geremia 31. Do invio e qui ti dà il capitolo di Geremia 31. Lo facciamo un pochino più grande, come sempre leggiamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Allora, dai versi 35 in poi, noi leggiamo un qualcosa di molto interessante. Appunto, una verità biblica non può annullare un'altra verità biblica. Il fatto che Dio abbia castigato e ancora oggi continua a castigare Israele per quello che hanno fatto, cosa hanno fatto? Beh, hanno ucciso il loro Messia vero, Gesù Cristo, qualcuno dirà. Ah, ecco, hanno ucciso Gesù Cristo. Sì, ma quello che non si dice è che anche i romani hanno ucciso Gesù Cristo. Ah, perché gli ebrei hanno dato l'ordine di uccidere Gesù Cristo, ma non potendolo fare, perché sotto l'impero romano nessuno poteva uccidere, solo i romani lo potevano fare, il braccio esecutivo è stato quello dei romani, che i romani rappresentano tutti quanti i gentili, o i goim, che dir si voglia, che in ebraico significa nazioni. Quindi tutti noi abbiamo ucciso il Messia. Ora, il fatto che anche noi gentili abbiamo ucciso il Messia, domanda: ci ha rigettati il Signore per questo? Così non sia. Allo stesso modo non ha neanche rigettato gli ebrei. E chi non accetta il Messia andrà all'inferno. Questo vale per i gentili, questo vale per gli ebrei. Allo stesso modo chi riconosce il Messia andrà in vita eterna. Questo vale per i gentili e questo vale per gli ebrei. Ora, questo non significa che, nonostante questo popolo sia stato castigato, sia stato cacciato fuori di Israele per questo, non annulla le alte promesse di redenzione. Alla fine dei tempi Israele sarà redento. Infatti, nonostante il Signore abbia detto a questo popolo di essere un popolo di collo duro, leggerete, il Signore ha detto: pur nonostante, comunque io ti amo e ti do delle promesse. Alla fine dei tempi io ti restaurerò. Guardate cosa dice Geremia 31, dal 35, dice così: così ha detto il Signore, che ha dato il sole per la luce del dì, e gli ordini della luna, delle stelle, per la luce della notte, che commuove il mare, onde le sue onde romoreggiano, il cui nome è il Signore degli eserciti. Se quegli ordini sono già mai da me cambiati, cioè cambiati, questo è un linguaggio arcaico, dice il Signore, anche potrà la progenie di Israele essere nazione davanti a me, cessare, scusate, di essere nazione davanti a me in perpetuo. Così ha detto il Signore. Se i cieli di sopra si possono misurare e i fondamenti della terra di sotto si possono cambiare, io altresì riproverò, cioè disdegnerò, tutta la progenie di Israele per tutte le cose che hanno fatte, dice il Signore. E quindi è interessante notare come questo popolo di collo duro, per tutte le cose che hanno fatte, per tutto il male che hanno fatte, nonostante tutto, il Signore
ha un piano di redenzione anche per loro, perché se Dio ha voluto portare a redenzione i gentili quando erano ribelli, questo lo spiega l'epistola ai Romani, l'epistola paolina ai Romani, se Dio ha voluto portare redenzione ai gentili quando erano ribelli, quanto più non porterà redenzione agli ebrei che sono stati ribelli a un certo punto. Poi il Signore dirà anche altre cose. Benissimo, ma andiamo piano. Questo punto lo vogliamo un attimino trattare, anche se non dovrebbe far parte, diciamo, di questo argomento, ma riteniamo sia necessario portare luce a chi vuole la luce. Quindi, Israele è un popolo di collo duro. Dio farà i conti con loro come farà i conti anche con i gentili, con questo mondo, ma questo non annulla le promesse di Dio fatte attraverso dei patti ai padri di Israele, cominciando appunto da Abramo. Abramo, Isacco, Giacobbe. A un certo punto gli dirà a Giacobbe: caro Giacobbe, io do a te questa terra, a te io do questa terra e la do anche alla tua progenie. E sarà vostra terra in perpetuo, e Gerusalemme, più avanti dirà nella scrittura, lo abbiamo fatto vedere nel video precedente, sarà città eterna. E Dio stabilì Gerusalemme come capitale di Israele fin dall'antichità. Perché? Perché in Gerusalemme dimorano i seggi di Dio, è scritto, e Gerusalemme è scritto è la città del grande re, lo ebbe a dire il Signore Gesù quando disse: non giurare per questo, non giurare per quest'altro e non giurare neanche per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Chi è il grande re? Gesù Cristo. Infatti Romani 11:22 dice, Romani 11, anzi mettiamo tutto l'11, dice, anzi no, il 12. Ora, se la loro caduta, cioè degli ebrei, è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili, domanda, quanto più lo sarà la loro pienezza? Qui ci sono promesse fatte da Dio a questo popolo di collo duro che ha bestemmiato il Dio, che ha crocifisso il Messia così come lo abbiamo crocifisso anche noi, che ha fatto quello che ha fatto, ma in virtù di un disegno di Dio, in virtù di patti fatti ai padri, che sono più che delle promesse. Il Dio ha stabilito che alla fine dei tempi gli ebrei tornassero nella terra di Israele, e così è avvenuto, e in tutto le profezie della fine dei tempi, quando si rivolge lo Spirito Santo a Israele per profetizzare, una su tutte, Gog e Magog, ma non solo, poi vedremo anche altre profezie tipo Gioele 3, ma non solo, tutte le profezie, quando si rivolge a Israele della fine dei tempi, lo chiama mio popolo. Israele non ha mai cessato di essere popolo di Dio, nonostante non abbia la salvezza, perché è un popolo di collo duro, che sta lottando contro Dio, ma Dio ci ama al di là di quello che ci siamo, fermo restando che ci castiga con verga dura. Ma questa è un'altra storia. Bene. Ora, sempre qui leggiamo nel verso 15, perciò che se il loro rigettamento è la riconciliazione del mondo, qual sarà la loro ammissione se non a vita dai morti? Leggetevi tutto questo capitolo, Romani capitolo 11. Bene. E il verso 25 dice: perché io non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero, acciò che non siate presuntuosi in voi stessi, che induramento è avvenuto in parte a Israele, finché la pienezza dei gentili sia entrata. E poi dice: e così tutto Israele sarà salvato. Israele sarà salvato in virtù di patti, in virtù del fatto che è un popolo di Dio. Dio ha due popoli, uno è la Chiesa e uno è Israele.
Israele, ma Israele, a differenza della Chiesa, non è solo popolo, è anche nazione. La Chiesa non può essere nazioni, perché noi veniamo da tutte le nazioni e la nostra cittadinanza non è in questo mondo, ma è lassù nel cielo. Nell'Antico Testamento ci sono profezie per gli ebrei e profezie per la Chiesa, ma quando parla degli ebrei si rivolge la profezia agli ebrei e non alla Chiesa, a meno che non siano delle eccezioni dove abbia doppia valenza. Ora, possiamo anche leggerlo tutto, questo sarà il patto che avranno da me quando io avrò tolti via i loro peccati. In questo momento sono dei grandi peccatori, ma Dio toglierà via i loro peccati per tutte le cose che abbiamo detto. Ben sono essi nemici quant'è all'Evangelo per voi, ma quant'è all'elezione, all'elezione sono amati per i padri. Ecco qui i patti, i sette patti che si trovano in tutta la Bibbia, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, imperocché siccome ancora voi già eravate disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la disubbidienza di costoro che Dio permette. Qui non si tratta di predestinazione, attenzione, ma questa è un'altra storia. Così ancora costoro al presente sono stati disubbidienti, cioè Dio trasforma il male alla fine in bene. È una grande prerogativa di Dio. A ciò che per la misericordia che vi è stata fatta, essi ancora ottengano misericordia. Chi sei tu per non dare misericordia a Israele? Chi sei tu che ti insuperbisci? Chi sei tu per ricordare a quelli che ti seguono solo le promesse negative? Una verità biblica non annulla un'altra verità biblica, perché il Dio ha rinchiuso tutti in disubbidienza, cioè ha permesso poi alla fine che tutti cadessero, a ciò che faccia misericordia a tutti, a tutto il mondo. E poi continua qui con questa acclamazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il Dio ha rinchiuso tutti in disubbidienza a ciò che faccia misericordia a tutti. Bene. Il fatto dell'antisemitismo da parte di alcuni, anche se non lo vogliono palesare apertamente, è perché venendo dalla predestinazione, noi dobbiamo sapere che quelli che attingono, non tutti, ma alcuni di questi che attingono alla predestinazione, attingono quindi, questo tutti, a Sant'Agostino. E Sant'Agostino, come la maggior parte dei padri della Chiesa, sono stati antisemiti. Ecco perché questi, non tutti, ma molti di questi, che vanno sbandierando la predestinazione, non amano Israele, non riconoscono Israele, non vi predicano queste cose, ma vi predicano solamente le cose cattive. Una verità biblica non annulla un'altra verità biblica. Che Israele sia un popolo di collo duro lo dice tutto l'Antico Testamento, ma questo non annulla quest'altra verità biblica. Quindi occhio a quelli della predestinazione che, seguendo i padri della Chiesa, non amano Israele. E Dio ci dice di amare Israele, di benedire Israele, di benedire gli ebrei. E l'amare una nazione non ci impedisce di amare tutte le altre nazioni. È una follia pensare che tu non possa amare me perché ami di più la tua famiglia. E così io, il fatto che giustamente ami più la mia famiglia che te, questo non mi impedirà mai di amare anche te. Quindi non diciamo sciocchezze, qualora fosse. In questo canale si vuole predicare la verità biblica e non le posizioni umane, come potete vedere da voi stessi. Quindi noi, ovviamente come cristiani, abbiamo un calore particolare per gli ebrei, per Israele, ma questo non ci impedisce poi di amare tutto il mondo, gli arabi, i musulmani, gli americani, gli europei, gli africani, gli asiatici, tutti, noi dobbiamo amare tutti, far del bene a tutti, ma ovviamente, come dice il Signore, Israele è un qualcosa di speciale per tutti noi, ok? E quando Israele sbaglia, giustamente, uno lo dice, no, ha sbagliato, ha sbagliato.
quella è un'altra cosa. Poi in questo programma non si fa politica, qui si sta portando parola di Dio, che è un'altra cosa. Bene, quindi, allora, noi ci tenevamo a dire questa cosa. Alcuni si confondono con Efesi, dovrebbe essere Efesi 2. Vediamo, vado a cercare Efesi 2. Allora, quando dice dei due popoli, lo vado a cercare due, eccolo qua. Ah, ecco. Alcuni dicono, no, perché, tipo, il fenomeno d'Agostino, cosiddetto santo, no? Ha detto tante delle sciocchezze, tra cui mandava pure i bambini all'inferno, appena nati, i feti, i neonati, quelli che ancora, quelli che ancora dovevano nascere, Sant'Agostino, con questa pseudo predestinazione, nella sua follia, diceva, no, perché anche se il feto non è ancora nato, se è stato predestinato all'inferno, andrà all'inferno, ma con meno battiture. Pensate come era fuori di testa quest'uomo, era completamente andato fuori di testa. Quindi non aveva il senso delle cose di Dio, Sant'Agostino. Sarà stato un grande cervellone per le cose di questo mondo, ma insomma, voglio dire, trova il tempo che trova. Allora, quando noi leggiamo qui che dei due popoli, cioè Israele e i gentili, ne ha fatto uno, questo è un discorso spirituale, ovvero per la salvezza, ma è chiaro, non c'è né giudeo, né greco, né uomo, né donna per la salvezza, ma nel materiale non cambia niente, quello che è materiale rimane, e ora ve lo dimostro. Guardate, allora, se io vado in Galati, anzi, lo voglio aprire a fianco, vediamo, aprite. Ok, se io vado in Galati 3, quando noi leggiamo qua, ascolta, eccolo qua, quando noi leggiamo qua, non vi è in Cristo, non vi è né giudeo né greco, giusto? Benissimo. Poi dice, né servo né libero, giusto? Guardate qua come finisce, né maschio né femmina. Domanda, tu che sei, un uomo o una donna? Sei un uomo? Vabbè, di sti tempi. Vabbè, questa è un'altra storia. Sei un uomo? Se tu sei in Cristo, qui dice che tu non sei né uomo né donna. È vero questo? Idem per la donna. Ovviamente non è così. Nel senso che, spiritualmente parlando, non c'è né giudeo né greco. Ma materialmente parlando, la donna resta donna. L'uomo resta uomo. E così è il giudeo. Materialmente parlando, il giudeo, resta ebreo e ha le promesse di Dio. Se poi diventa cristiano, allora il discorso cambia, anche se materialmente resterà sempre, come dire, ebreo. E qui entreremo già in un altro discorso. Quindi, 14. Quindi dei due popoli ne ha fatto uno, spiritualmente parlando, ma materialmente parlando una cosa è essere ebrei, una cosa è essere gentili. Lo vediamo infatti che tutte le promesse di redenzione, intanto il Signore ha rialzato quelle ossa secche appunto che si trovano in Ezechiele, che è capitolo 37, che è 36, 37, eccetera, e adesso, insomma, piano piano si va a adempiere il capitolo 38, il capitolo 39, non adesso nell'imminente quelli, appunto, mo getteremo luce a tal proposito, e poi, vabbè, poi c'è il capitolo qua, dal 40 in poi, che appunto c'è il grande tempio, ma quella è un'altra storia. Benissimo. Ora, giustamente, a proposito di ebrei, quando tu vai in Apocalisse 7 e Apocalisse 14, il Signore, durante la grande tribolazione che durerà 7 anni, e la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, è un'altra aberrazione appunto della pseudodottrina della predestinazione, quello che volerebbe farvi passare tutti per la grande tribolazione, così non è, abbiamo anche fatto un video,
Durante il periodo della grande tribolazione descritta in parte nel libro dell'Apocalisse, dove trova il suo inizio nel capitolo 6 nello specifico e per quanto riguarda quello che succede su nel cielo dal capitolo 4, i primi quattro capitoli invece sono l'era della Chiesa. Dopo il capitolo 4 la Chiesa non sarà mai più vista in tutto il libro dell'Apocalisse se non su nel cielo. Questo ci dimostra che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Noi vediamo che nel periodo della grande tribolazione il Signore torna a avere un rapporto come nell'antichità con Israele. Infatti troviamo i segnati o i segliati nel capitolo 7 e nel capitolo 14. Dio non ha rigettato proprio un bel nessuno. Castigato? Ah sì, certo, altro che, così come castiga pure noi. Dice che Dio castiga chi ama, è così come i genitori veri castigano i propri figli, quelli che non li amano, gli fanno fare tutto quello che vogliono e poi crescono malissimo. Bene, Genesi 35, vogliamo leggere Genesi 35, quello che vi dicevo prima, Genesi 35 punto 12 dice: io donerò a te e alla tua progenie dopo di te il paese che io diedi ad Abramo e a Isacco. Qui sta parlando a Giacobbe. Ok, ecco qua, questo è Giacobbe. Ditemi voi se queste profezie non si sono avverate. Tutto il mondo sta cercando, poi parleremo di questo, di togliere terra a Israele, terra che Dio gli ha dato, ma nessuno ci riuscirà mai. Non puoi andare contro le profezie della parola di Dio, non potrai mai farlo. Chi vuole distruggere Israele non ci riuscirà mai. Ci andrà vicino alla fine dei tempi, quando starà per finire la grande tribolazione, ma in quel momento allora Gesù tornerà con la Chiesa. Bene, la domanda del milione. Ora chiudiamo con questo discorso, speriamo di esserci spiegati in modo corretto. Allora, la domanda del milione: perché Gesù è morto in croce? Allora, i perché sono tanti, milioni, infiniti. Okay. Noi ne diremo solo uno, solo uno. Immagino che qui ci possa essere qualcuno sintonizzato con questo video che magari è la prima volta. Quindi dice: ma che fanno questi cristiani? Di che parlano? E noi parliamo di parola di Dio. Ti voglio dire uno dei perché Gesù è morto in croce. Qualcuno si aspetterà: sì, lo so, per i nostri peccati. Ok, quello è un altro dei perché. Ci sono, come vedete, una infinità di perché, una infinità. Ripeto, ne dirò solo uno. Questo non significa che escludo gli altri, ok? Uno dei perché il Signore Gesù Cristo è morto sulla croce, sai perché? Perché nel principio Dio creò il cielo e la terra. Questo è scritto in Genesi 1. E poi c'è tutta la creazione. Poi a un certo punto è scritto: e Dio creò l'uomo e lo fece a sua immagine e somiglianza. La domanda del milione è: perché Dio creò l'uomo? Qualcuno ha detto durante i millenni, sai, di sciocchezze se ne sono dette tante, se ne continueranno a dire. Dico: ma perché Dio ha creato l'uomo? Si sentiva solo? No, non ha creato l'uomo perché Dio si sentisse solo. Beh, forse l'ha creato per capriccio, ha detto qualcun altro, neppur per capriccio. E proprio per dimostrare che Dio non ha creato l'uomo per capriccio, quando noi vediamo che Gesù Cristo, che è Dio vero, che ha preso un corpo vero, è morto sulla croce, questo dimostra che Dio ha creato l'uomo per amore. Quindi, perché Gesù è morto sulla croce? Uno dei perché è per dimostrare all'uomo, all'umanità, quanto Dio ama appunto l'uomo, l'umanità. Per amore è morto in croce, per amore alla sua creazione, alla sua creatura, poiché Dio ha tanto amato il mondo, Giovanni 3,16, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca
ma abbia la vita eterna, perché Gesù è morto in croce per amore. E non c'è nulla di più grande, dire altrove la scrittura, che dare la propria vita per qualcun altro. Poi aggiunge, forse per un uomo da bene qualcuno la potrebbe pure dare, qualcuno. Ma per un uomo non da bene, un criminale, un qualcuno che ti odia, chi mai sarebbe disposto a dare la propria vita? Dio lo ha fatto. Mentre lo sputavano, lo insultavano, lo schernivano, l'hanno torturato prima della crocifissione, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è morto Gesù in croce? Per amore. Ecco perché il castigo che spetta a tutti coloro che calpestano questa grazia è indescrivibile, perché tanta è stata la grazia che se la rifiuti, altrettanta sarà la condanna. Ti rendi conto quello che Gesù ha fatto per noi? Ok, andiamo avanti. Signore, gloria al tuo nome. Ok, basta così. Noi ci tenevamo a rappresentare questa parte importante. Può far bene a qualcuno questo video, chissà. Allora, in questo video parleremo delle conseguenze, come già detto, che questo riconoscimento porterà al mondo intero, quindi a me, a te e a tutti noi. Il prossimo imminente futuro, quello che ci aspetta, sarà trattato in questo video. Bene. Regna una grandissima confusione, perché si confondono gli eventi profetici escatologici. L'escatologia è la scienza che tratta le profezie della fine dei tempi. Questo programma tratta tre materie: escatologia, poi trattiamo l'ermeneutica e poi l'esegesi biblica. Le materie della teologia sono un'infinità, a decine, a decine, a decine. Noi ne trattiamo solo queste tre. Solo, insomma, una gran fatica. Più il tutto, ovviamente, appunto, alla luce di quello che dice il testo originale. Quindi noi trattiamo le scritture alla luce dell'ebraico classico, l'ebraico biblico originale. Questo è molto importante. In questo video forse vedremo, siamo stati costretti a esaminare un termine, un solo termine. Normalmente qui in questa serie di video non facciamo questo, ma siccome c'è un errore nelle traduzioni, cioè una parola che non va bene, salvo per la grande Diodati, infatti noi, come potete vedere qua, vedete, c'è la Luzzi, la nuova Diodati, la Diodati è la migliore traduzione in italiano, con tutto rispetto per tutte quante le altre, per le traduzioni cattoliche, con tutto rispetto parlando. Allora, come già detto, nei millenni, nei secoli, si sono creati dei minestroni per quanto riguarda gli eventi futuri escatologici. Vogliamo subito dire un qualche cosa di molto importante. Questo lo abbiamo detto nel nostro video sull'Apocalisse capitolo 8. Noi abbiamo fatto dei video ultimamente dedicati unicamente, solamente, tassativamente, che all'esegesi biblica, analitica in alcuni casi, no? del libro dell'Apocalisse. In particolare abbiamo trattato il capitolo 8 e il capitolo 9, i primi versi, dall'1 mi pare all'11, al 12, qualcosa del genere. Nel capitolo 8 noi abbiamo dimostrato ma voglio far vedere. Allora, se tu vai su, vabbè, questo è il Alessio, se tu scrivi Alessio, no, Evangelisti, ecco qua, questo è il mio canale, vai qua dentro, poi vai qua su video, ok, poi vai
Eccolo qua, questo è Apocalisse capitolo 8, qua, questo è il video che vi stiamo illustrando, ok? Benissimo, anzi, ve lo lasciamo, eccolo qua, questo qua è. Qui noi abbiamo dimostrato come il libro dell'Apocalisse, paradossalmente a quello che si crede, è il libro più facile da capire di tutta quanta la parola di Dio. Però, il punto è che bisogna capire quello che è il disegno del quadro e quello che invece fa parte della cornice. Quindi, nel libro dell'Apocalisse c'è un disegno che è molto chiaro. Inizia con la Chiesa, poi c'è la Chiesa che viene portata via, poi iniziano i giudizi di Dio, poi c'è la redenzione di Israele, poi ci sono tutte quante le coppe, poi c'è coppe, trombe, insomma c'è tutto quanto il giudizio di Dio, poi si iniziano a concretizzare le ultime battaglie, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine torna il Signore, e Satana viene legato per 1000 anni, si entra nel millennio, come vedete è molto semplice. In mezzo a tutto questo mare di semplicità c'è quello che si trova intorno al quadro, che si chiama cornice. Ecco, la cornice nel libro dell'Apocalisse ogni tanto apre delle finestre che veramente sono di dubbia interpretazione, ovvero non si riesce molto bene a capire quello che nello specifico vuole dire il passo, ma questo fa parte della cornice. Ma il disegno centrale dell'Apocalisse è chiarissimo, sì, amen, ed è qualcosa di tassativo, così è il resto della parola di Dio. Il discorso della parola di Dio è semplicissimo da capire, gloria a Dio, molto semplice. Quindi noi vediamo che c'è una creazione del cielo, della terra, c'è un Dio, poi viene creato l'uomo, poi nasce il peccato e insomma è così via. Quindi è tutto molto semplice, non c'è nessuna difficoltà in questo. In tutto quello che è appunto il disegno centrale di tutto quanto il discorso biblico, c'è la cornice, e in queste cornici, ok, ci si può, come dire, trovare d'accordo, ci si può trovare in disaccordo e così via. Quindi, quando si dice in escatologia, la regola principale è che nessuno ha l'ultima parola, questo per quanto riguarda la cornice, ma per quanto riguarda il discorso centrale dell'escatologia, è tutto molto semplice, ovvero che ci saranno una serie di eventi che si dovranno concretizzare, al di là del fatto di dove si andranno a collocare. Questo fa parte della cornice, ok? Le tre principali battaglie della fine dei tempi, partendo dall'ultima, quella che normalmente viene considerata l'ultima un po' da 90% dei cristiani, è la battaglia di Armageddon, okay, che la trovi descritta in Apocalisse. La battaglia di Armageddon, Armageddon, ok, Ar è monte, Megiddo, ok, la valle di Megiddo, perché Megiddo era una città che è stata fondata circa 900 anni avanti Cristo da niente meno che appunto il figlio di Davide, di re Davide, che era Salomone. Salomone fondò Megiddo su questo Ar, su questo monte, sotto c'è questa grande pianura chiamata Megiddo, appunto, da lì appunto il nome Armageddon. Quando Napoleone andò in questa valle, disse: organizzatemi una battaglia qua e io la vincerò, perché è tutta una pianura incredibile. Benissimo. Allora, la battaglia di Armageddon, ve lo dico all'italiana, è l'ultima battaglia, ok? Prima del millennio, poi quello che succederà dopo il millennio non ci importa niente. Mo pensiamo ad arrivare dove dobbiamo arrivare, già è tanta fatica, andare avanti, gloria a Dio, ma con Cristo ogni cosa io posso, con colui che mi fortifica. Quindi questa è l'ultima battaglia. Prima di questa battaglia ci sono altre due battaglie, grandi battaglie, parliamo di grandi battaglie. La battaglia che si concretizzerà prima, probabilmente, secondo noi, è la battaglia descritta in Ezechiele 38, la cosiddetta battaglia di Gog e Magog. Il punto è che secondo noi,
prima della battaglia di Gog e Magog c'è un'altra battaglia, c'è un'altra guerra che si sta per concretizzare sotto i nostri occhi, e non è Gog e Magog, ma è la battaglia del Salmo 83. Ora, a noi sta a dimostrarlo, come già detto, in escatologia nessuno c'ha l'ultima parola, quindi noi lo presentiamo come un punto di vista personale. Come vedete, ci sono cose tassative e cose non tassative. Le cose tassative sono che si stanno concretizzando gli eventi della fine dei tempi, ci sono delle battaglie, appunto Armageddon, Gog e Magog, il Salmo 83, Iran, Damasco, eccetera, eccetera. Questo è tassativo. Poi magari andarlo a inserire come eventi cronologici, cioè andare a sistemare queste battaglie da un punto di vista cronologico, ok, possiamo avere idee un pochino diverse, ok. E questo fa parte un po' della cornice. Ma da quello che noi vediamo nella Sacra Scrittura, secondo noi, invece, è molto semplice, anche se diciamo secondo noi, perché comunque dobbiamo anche rispettare chi non la pensa come noi. D'altronde, come si dice, quando non si tocca tutto sommato il fondamento, possiamo pure avere idee diverse e andare d'accordo. Quando invece si va a toccare il fondamento, purtroppo ci dobbiamo separare. Tipo se uno dice che Gesù non è Dio, ecco, o che non c'è Trinità. Quindi amiamo tutti, facciamo del bene a tutti, ma la comunione no. Okay. Il fatto di non avere poi comunione spirituale non ci impedisce di amare anche i nostri nemici, anche i satanisti. Se trovi un satanista per strada che sta male, lo prendi e lo porti all'ospedale, pure se un agnostico, okay, che odiano tanto il cristianesimo e la Bibbia e mentono, se sta male lo prendi e lo porti all'ospedale. Se c'ha fame gli dai da mangiare, quello è un'altra cosa. L'amore non si nega a nessuno, ma poi la comunione no, perché un poco di lievito lievita tutta la massa. Noi a prendere il caffè con queste persone non ci andiamo, a meno che uno non è costretto per determinati motivi, tipo ti trovi al lavoro, insomma, poi non andiamo poi nello specifico, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, prendiamo un po' la Bibbia. Allora, che cosa comporterà, ripetiamo la domanda, che cosa comporterà il riconoscimento di Israele, di Gerusalemme come capitale, il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, che cosa comporterà? Comporterà che da qui a tot tempo ci sarà una mega guerra che farà tremare il mondo. Guardate, nessuno sa il giorno, l'ora e l'anno del rapimento della Chiesa, ma da qui a 10 anni si concretizzerà questo rapimento. Da qui a 10 anni nessuno sa l'ora, l'anno, ma il tempo sì, ne abbiamo già parlato nei nostri video. Da qui a 10 anni inizierà la grande tribolazione e da qui a 10 anni moriranno più di 6 miliardi e mezzo di persone. Se ne può scappare da questo? Certo che se ne può scappare. A questo serve il presente video. Benissimo. Allora, andiamo un pochino per... Allora, perché Alessio Evangelisti tu dici che la Chiesa non sta aspettando la battaglia di Gog e Magog, ma un'altra battaglia che hai detto che si trova nel Salmo 83? Perché se tu te studi Gog e Magog, che si trova nel capitolo 38 e 39 di Ezechiele, e te studi il Salmo 83, vedrai che sono due situazioni l'opposto l'una con l'altra. E poi parleremo del perché il Salmo 83 rappresenterebbe una guerra per la fine dei tempi. Poi lo vedremo. Tutto questo sarà dimostrato nel presente video. Il Dio ci ha dato la parola di Dio perché possiamo conoscerla, perché possiamo predicarla. Quando noi leggiamo
Qualcuno scrive tutto l'Evangelo, ma tutto l'Evangelo, ma predicalo tutto l'Evangelo. Tutto significa tutto a casa mia. Quindi tutto sia tutto. Attenzione. È un monito d'amore, eh? Non è un qualcosa di brutto quello che sto dicendo. Allora, veniamo poi. Allora, io però lo devo prendere. Ezechiele 38. Allora, Ezechiele 38, ecco qua. Guardate. Allora, quando qui dice, no? Poi la parola del Signore mi fu indirizzata dicendo, figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso Gog, paese di Magog, principe di Mesec, di Tubal, profetizza contro di lui e di così ha detto il Dio, eccomi a te, o Gog, principe capo di Mesec e Tubal, ti farò tornare indietro, ti metterò dei graffi nelle mascelle, ti trarrò fuori con tutto il tuo esercito, cavalli, cavalieri, tutti quanti perfettamente ben vestiti, grande raunata di popolo con targhe, scudi, quali trattano le spade tutti quanti, sono con te la gente di Persia, Iran, Cus, Putte, tutti con scudi, elmi, gomer, tutte le sue schiere, la casa di Togarma dal fondo del settentrione insieme con le sue schiere, molti popoli teco, mettiti in ordine, eccetera, eccetera, eccetera. Potete leggerlo. Ok, già l'abbiamo spiegato altrove, non mi ricordo dove, ma già ne abbiamo parlato in qualche video. Bene, allora, andiamo piano. Quello che noi dobbiamo capire quando noi leggiamo Ezechiele 38 è che Ezechiele 38 presenta un qualcosa di molto importante. Io apro qua, vado a prendere la tavola genealogica delle nazioni che si trova in Genesi capitolo 10, qui trovo la tavola genealogica e ritrovo i stessi nomi che vi ho appena elencati e sono Gomer, Magog, Tubal, Mesec, Gomer, Togarma, eccoli qua. I nomi che appunto vi ho detto adesso, Gog, Magog, Tubal, Mesec, Togarma, Gomer, Togarma, eccolo qua, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi nomi qua li ritrovo qui, perché qui il Dio fa nascere le 70 nazioni, di questo ne abbiamo già parlato in un video, intitolato, oh mamma mia, ma che è? Allora, e se aprono le pagine quando non si devono aprire. Dice, perché clicchi? E c'hai ragione pure tu. Oh, sai, quando c'hai ragione, eh? E quando che c'è torto, che non c'hai ragione. Scusate, eh? Sto cercando. Allora, qua, ecco qua. In questo video qua, noi vi mostriamo, mi pare che è qui, le 70 nazioni. Dovrebbe essere questo. Comunque, io poi faccio i video e non mi ricordo più dove ho parlato di cosa. Incredibile, mi scordo tutto. Comunque, Genesi 10 ci presenta le 70 nazioni. Dio crea le 70 nazioni. Queste 70 nazioni nascono da tre personaggi. Cam, Yafet e Sem. Okay? Ok? Quindi, quando noi andiamo in Ezechiele 38, che ci parla di Gog e Magog, ok, ci sta parlando quasi esclusivamente dei figli di Yafet. Ecco come facciamo a sapere perché Gog e Magog di Ezechiele 38 non è il Salmo 83 e il mondo non sta aspettando il Salmo 83, Ezechiele 38. Mo adesso continueremo a spiegarlo il perché, se ci seguite. Quindi qui sta parlando dei figli appunto di Yafet. Eccoli qua. Questo è Yafet, ok? Quindi a eccezione tipo di Cus e di Putte, ok? Tutti quanti gli altri sono figli di Yafet. Qualcuno dirà, beh, ma pure Persia, no?
Pure Persia non sono figli di Jafette, perché appunto qui parla di Elamme. Elamme, ecco qua, che sono Elamme, vedi, che sono Semiti. E noi sappiamo che Elamme è Persia, ok. C'è un problema in tutto questo con Elamme, perché a quanto pare, e qui entriamo in una materia che non è nostra, quindi vi dovreste rivolgere a qualcuno che tratta queste materie, noi non, in questo non vi possiamo dare più di tante delucidazioni. A quanto pare Persia ed Elam anticamente erano due realtà divise, poi i persiani conquistano Elamme e da quel momento diventano gli Elamiti, ok? E quindi nella scrittura troviamo Elamme, ma troviamo anche Persia, soprattutto Persia. Quindi poi alla fine diventerà questo. Quindi a quanto pare, anche da un punto di vista antropologico, i persiani si autodefiniscono e vengono comunque riconosciuti come ariani. Ariani, a me sto nome non è che mi piace tanto, però è quello che si dice. E quindi a quanto pare Persia farebbe parte allora di Jafet, a quanto pare. Se non è così, correggetemi. Comunque, queste cose che ho detto sono vere. Quindi, a parte questi due qua, Put e Cusse, tutti quanti gli altri, ok, sono figli di Jafette. Mentre invece nel Salmo 83 non è così. Ecco perché cominciamo a vedere che tra Gog e Magog, Salmo 83, sono due situazioni diverse. Okay. Quindi, quando noi diciamo il mondo sta per vedere la battaglia di Gog e Magog, no, secondo noi no. Ma continuiamo adesso, continuiamo. Ci sono altre cose che il passo ci dice. Per esempio, quando dice... Vabbè, no, intanto andiamo un po'... Vogliamo dire chi sono questi? Chi sono questi? Ok. Allora, come già detto in precedenza, ci sono cose assolute che fanno parte, che sono tassative, che fanno parte del quadro, del disegno del quadro, e ci sono cose che invece lavoriamo al condizionale perché appunto fanno parte della cornice. Okay. Quindi noi sappiamo perfettamente che questi popoli vengono dal nord, dal profondo del settentrione. Soprattutto ce lo dice il capitolo successivo, il 39, quando il Signore gli dice: volgi il tuo sguardo, perché dal profondo, dirà il capitolo successivo, Ezechiele 39, e anche quello dice, dal profondo del settentrione verranno questi popoli. Quindi che cos'è il settentrione? È il contrario del meridione, quindi è il nord, è dall'estremo nord. Infatti, se tu guardi Gerusalemme, qui c'è Gerusalemme, dritto per dritto, vai al nord, sali, finché non ti trovi con Mosca, Gog, Magog, Tubal, Mesec, Mosca, Russia. Praticamente qui la scrittura ci sta dicendo che alla fine dei tempi, da tutte queste zone qui, sarebbe arrivata la rovina per Israele, ovvero sarebbe stata attaccata Israele da queste nazioni che stanno al nord, e questo è tassativo. Quindi noi possiamo avere idee diverse, ok, per quanto riguarda la nazione nello specifico, tipo Togarma, poi vedremo che cos'è, l'altra che era... Magog, Mesè, Gomer, poi vedremo che cos'è Gomer, eccetera, eccetera, eccetera. E un pastore, un predicatore, un evangelista, uno storico, uno studioso, un vocabolario biblico, un libro, quello che ti pare, ti può dire una cosa che è diversa da quell'altro pastore, quell'altro evangelista, quell'altro libro. Ma per quanto riguarda il discorso generale, si è tutti quanti non d'accordo, perché ci siamo dati una stretta di mano, perché proprio il passo dice che dal profondo del settentrione, quindi è dal nord,
te lo dice proprio il passo, quindi è tassativo. Quindi dice settentrione, eccolo qua, parla del settentrione, io ti avrò tratto dal fondo del settentrione, quindi al di là del fatto se si tratta di Georgia, se si tratta di Turchia che sta dall'altra parte, se si tratta di quello che te pare, si sta parlando del settentrione, quindi questo è tassativo. E se fosse così, siccome il capo di tutti questi, comunque Gog e Magog, e ne abbiamo già parlato, Gog e Magog, e Tubal, e Mesek, soprattutto Gog e Magog sta parlando di Russia. Se fosse così, questo 2500 e passa anni fa, di più, più o meno, se fosse così, dovremmo vedere oggigiorno una Russia come una potenza militare. Profetizzato 2500 anni fa, se fosse così. Domanda, perché chi sta a capo è il più forte, giusto? Quindi chi sta a capo qui? Gog e Magog. Chi porta tutti questi regni? Gog e Magog. Quindi deve essere la potenza numero uno di quella parte là, giusto? Russia è la potenza più grande di quella parte lì? Domanda. Risposta sì, perfetto, abbiamo trovato chi è il responsabile, Gog e Magog. Qui è la storia contemporanea che getta luce alle profezie veterotestamentarie e questo è tassativo. Benissimo. Poi, Togarma. Normalmente per Togarma ci si riferisce agli indoeuropei, termine utilizzato per descrivere indo-europei, India, tutte quelle lingue che vanno dall'India fino a parte dell'Europa, anticamente. Questo sarebbe Togarma. Turchia, Armenia, Georgia, Anatolia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, ti parla di Persia, questo nel capitolo precedente, Persia o Elam, sappiamo tutti chi è. Persia, ecco qua, Persia, ok, e poi ti parla di Gomer, eccetera, eccetera, eccetera. Chi è Gomer? Chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, ma sappiamo che comunque viene dal settentrione, dal fondo del settentrione, dal fondo del settentrione. Guardando appunto attraverso Israele, perché la profezia gira intorno a Israele. Ok. Allora, dice il dottor René Pace, a proposito di Persia, che nel suo apogeo Persia si estendeva dall'India ad est alle isole del Mar Egeo, a ovest, a nord raggiungeva il Danubio, il Mar Morto, il Caucaso, il Mar Caspio e a sud raggiungeva i deserti dell'Arabia e di Nubia. Noi vediamo che con Togarma, che con Gog, che con più che Gog e Magog, con Togarma e con Gomer, tutto questo praticamente si viene un po' a ricreare, anche se con popoli diversi. Che ne pensate? Ripeto, stiamo valutando quello che si sta per concretizzare. Tutto questo che tu stai ascoltando, tra un po', i tuoi occhi lo vedranno, non tanto Gog e Magog, quanto il Salmo 83, ma andiamo piano. Quindi, questo è il punto numero uno. Abbiamo trattato il punto numero uno chi sono questi qua di Ezechiele 38, chi sono e perché Ezechiele 38 non ha nulla a che vedere con Salmo 83, che poi, hai visto che coincidenza, Salmo 83 e 38 al contrario, vabbè, è una coincidenza, strano, no? Ci avevo fatto caso, adesso ci sto a far caso, oh, è in cefana bieca, e vabbè,
Sarà una coincidenza o non sarà una coincidenza? Adesso tutti che iniziano a speculare, oh sì, perché non? Bando alle ciarle, atteniamoci a quello che è scritto. Quindi abbiamo visto intanto chi sono queste nazioni e poi abbiamo visto che Salmo 83 non ti presenta i figli di Giafet, mentre invece Ezechiele 38 in linea di massima, salvo Put e Cus, ti presenta i figli di Giafet. Quindi sono due cose completamente diverse. Questo è il primo punto. Volete che vi dico un altro punto perché non sono lo stesso avvenimento? Salmo 83 e Ezechiele 38 di Gog e Magog, molto semplice. Allora, vabbè, in parte è quello che abbiamo detto, perché il Salmo 83 presenta Camiti e Semiti, e qui invece vengono presentati solamente gli affetti. Punto numero 3. Questo è importante. Punto numero 3. Ezechiele 38 ci dice qualcosa di molto importante. Ezechiele 38 ci dà una descrizione di come si trova Israele in quel momento storico. Eccolo qua. E dice: tu sarai visitato dopo molti giorni in sulla fine degli anni. Quindi ci dà anche il periodo storico, quando dice la fine degli anni, la fine dei giorni, in quel tempo, in quel giorno, la parola di Dio sta parlando dei nostri giorni. Questo lo abbiamo spiegato in molti altri video. Quindi tu sarai visitato in sulla fine degli anni, tu verrai nel paese del popolo riscosso dalla spada, questo è Israele, che è stato riscosso dalla spada. Vedi la seconda guerra mondiale, quello che gli hanno fatto. Raccolto da molti popoli, nei monti di Israele, i quali erano stati ridotti in deserto perpetuo, il deserto ha rifiorito, questo per profezia, allora che il popolo di quel paese, essendo stato ritratto di fra i popoli, abiterà tutto in sicurtà. Punto numero uno. Del perché questo è diverso dal Salmo 83 e del perché in questo momento il mondo non sta aspettando Ezechiele 38, ma il Salmo 83. Eccolo qua. Israele abiterà in questo tempo qua di Ezechiele 38 tutto in sicurezza. E non solo, lo ripete pure. Infatti, nel verso... aspetta che non mi ricordo a memoria. Verso 14. Eccolo qua. Ah sì, ecco qua. Perciò figliuol d'uomo, profetizza e di a Gog, così ha detto il Signore, in quel giorno, eccolo qui, in quel giorno, in quel tempo, ti dà la data di oggi, quando il mio popolo Israele abiterà in sicurezza, non lo saprai tu. Quindi sia nel verso 8, ecco qui, che nel verso 14 ripete per ben due volte che Israele abiterà in sicurezza. Domanda, ti risulta che oggi Israele abita in sicurezza? A me non mi risulta. A me mi risulta che si stanno armando fino i denti, perché come mollano un attimo le armi vengono subito attaccati. Israele è tutto meno che dormire su sette cuscini, come si dice. Israele può essere attaccato da un momento all'altro, non abita in sicurezza. Quando si dovrà concretizzare Gog e Magog, si dovrà trovare questa situazione. Al momento non c'è questa situazione, quindi il mondo e Israele non sta aspettando Gog e Magog, ma Israele sta per essere attaccato, sì, ma non da Gog e Magog. E da che cosa? Dal Salmo 83, che poi andremo a visitare e a spiegare. Punto numero 4. Punto numero 4. Allora, ce lo dice il verso 12 e il verso 13. Perché lo andranno ad attaccare Gog e Magog, Russia e tutti questi, per spogliare spoglie?
per predare preda. Rimettendo la tua mano sopra i luoghi deserti, di nuovo abitanti, sopra il popolo raccolto dalle genti, che si adopererà intorno al bestiame. Facoltà abiterà nell'ombelico del paese. Seba, Dedan, i mercanti di Tarsis, mercanti, e tutti i suoi leoncelli ti diranno: sei tu venuto per spogliare spoglie? Hai tu fatta la tua raunata per predare preda, per portare via argento, oro, rapire bestiame, facoltà, spogliare di molte spoglie? In quel tempo di Gog e Magog, Israele sarà ricchissimo. Qualcuno dirà: ma gli ebrei sono ricchi. Lascia stare che ci stanno molti ebrei ricchi. Qui parla dello Stato. Oggigiorno lo Stato di Israele ha molte spese, ha molti debiti, ha un deficit interno lordo che arriva alle stelle. Il 60% delle tasse di ogni ebreo viene preso per l'esercito. Stanno messi abbastanza male. In quel tempo invece non sarà così. Domanda: si sta cominciando a concretizzare questo, ovvero che Israele si sta avviando verso una salita per quanto riguarda la sua futura ricchezza? Sì, perché in Israele, nel Libano, nella parte che controllano loro, è stato trovato un quantitativo d'oro indigente, veramente una cosa esorbitante, e in più sta trovando gas a tutto spiano, tant'è che si sono cominciati a concretizzare dei contratti ultramiliardari di gas, e alla Russia il gas, detto proprio alla romana, gli piace tanto. Per non parlare di tutto quanto il resto. Ad ogni modo, in questo momento Israele non si trova in queste condizioni. Un altro punto, perché il Salmo 83 e Ezechiele 38 sono due eventi completamente diversi, è il movente, ovvero abbiamo appena letto in Ezechiele 38 che il motivo, il movente per quale Israele viene attaccato soprattutto è per rapire, ecco qua, rapire le loro facoltà, mentre invece il movente del Salmo 83 è l'odio, cioè l'antisemitismo. In questo momento Israele viene più perseguitato per l'antisemitismo che per questa roba qua. Guardate com'è precisa la parola di Dio. Si sta per concretizzare le azioni di guerra, si stanno per concretizzare le azioni di guerra contro Israele, non per rapirli del loro oro, dei loro possedimenti. E chissà se qui non conquisteranno anche terre, come dice qualcuno. Ma quello che oggi muove il mondo, e non il mondo degli affetti, ma l'altro mondo, quello o semita o camita, soprattutto camita, è l'antisemitismo. Ditemi voi se oggigiorno non è proprio questo il problema. Queste sono le ragioni principali. Bene. Ora abbiamo finito con il trattare il passo di Ezechiele, capitolo 38, e allora qualcuno dirà: vabbè, spiegaci un po' sto Salmo 83. Allora, Salmo 83. Salmo 83. Ecco qua. Allora, non lo leggiamo perché sto video se no va a durare 4 ore. Allora, se tu adesso io te lo passo, eccolo qua, ti metti a leggerlo, fermi un attimo il video e ti metti a leggerlo, non faresti male, ok? Questo è un salmo o un canto. Salmo significa canto, i salmi sono canti, è un salmo di Asaf.
La domanda del milione che noi dobbiamo porci è: chi era questo Asaf? Si dice, ed è vero, è una verità assoluta, che il miglior vocabolario al mondo è la Bibbia stessa, amico mio. Quindi dobbiamo chiedere alla Bibbia di spiegarci chi è questo Asaf. Questo è molto importante. Allora, Asaf è stato un personaggio da paura. A Roma si dice un pezzo da 90. Asaf. Chi era Asaf? Ce lo dice la parola di Dio. Asaf non era un semplice cantore, non era un semplice capo, non era un semplice levita. Asaf è stato un fior di profeta generazionale. Wow, davvero Alessio? Che è per finta? Ma non è vero, non è vero. Dice, chi ti ha detto? E molto lo faccio vedere. Sta scritto nella Bibbia, se la conosci. Se non la conosci, sei nel canale giusto. Nel nostro piccolo noi insegniamo Bibbia. Allora, andiamo qua. Andiamo a vedere cosa ci dice la Bibbia di chi era questo Asaf e se è vero tutto quello che Alessio Evangelisti ci ha detto. Che era un levita, un cantore, un profeta generazionale di famiglia, quindi, eccetera, eccetera, eccetera. Molto vicino al re, il principale, uno dei più grandi, in assoluto. Non era che tu arrivi qua e leggi, perché ti dice Salmo di Asaf, come di la scrittura, guarda che questo Salmo qui l'ha fatto Asaf, quindi occhio a quello che stai per leggere, poni mente. Allora, se io vado in prima, Cronache 6, scusate, prima Cronache 6, ecco qua, 39. Poi qui ti porta un po' quello che tutti i figli di Gerson, quindi i figlioli di Leviti furono, ok, Gerson, Kehat, Merari, e poi ti porta le rispettive genealogie, ok? Quindi a noi ci interessa la genealogia di Gerson, ma andiamo avanti, ti porta tutta quanta la genealogia e ti dice, ecco, poi vi era Asaf, che era fratello, il fratello di Asaf era Eman, il quale stava alla sua destra. Ora Asaf era figlio di Berechia, figlio di Sima, figlio di Micael, figlio di Baseia, figlio di Malchia, figlio di Etni, figlio di Zerà, figlio di Adaia, figliuolo di Etan, figliuolo di Zimma, figliuolo di Simi, figliuolo di Yahat, figliuolo di Gersom, figliuolo di Levi, e figliuoli di Merari, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi ti comincia a dire, guarda che qui c'è questo Asaf, era un levita, un gersonita, eccetera, eccetera, eccetera. E eccetera, eccetera, eccetera. Tienilo presente, quindi non è che viene dal nulla questo Asaf, ok? Noi andiamo sempre in prima cronache, però questa volta ci spostiamo a capitolo 15. Capitolo 15, dal verso... Qui è Davide, ecco qua, Davide disse ai principali d'infra i Leviti, i principali dei Leviti che facessero essere qui presenti i loro fratelli cantori con strumenti musicali, salteri, cetere, cembali, suonando ed alzando la voce con allegrezza. E i Leviti fecero essere quivi presenti Eman, che è il fratello di Asaf, figliuolo di Yulel, d'infra i fratelli di esso c'era Asaf, figlio di Berechia, d'infra i figliuoli di Merari, loro fratelli Etan, figliuolo di Causaia, e con loro i loro fratelli secondo l'ordine preposto, appunto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi,
Ok, poi se noi andiamo al capitolo 16, verso 4 al 6, leggiamo: e ordinò Dinfra i Leviti alcuni ministri per rammemorare e per celebrare e per lodare il Signore Dio di Israele davanti all'arca del Signore. Asaf era il capo. Quindi Asaf era il capo di tutti questi. Quindi era il più grande, era il migliore, era il più bravo, era il più preparato. Zaccaria era il secondo dopo di lui, poi erano Leiel, Semiramot, Leiel, Mattitia, Eliabbe, Benaia, Obededom. Ora Leiel suonava con salteri, con cetere, e Asaf con cembali, e Benaia e Yahaziel, sacerdoti, suonavano del continuo con trombe davanti all'arca del patto di Dio. Poi ci spostiamo in un capitolo molto importante, perché qui veramente tira la somma. Eccolo qua. Allora, dall'1 al 9 leggiamo che Davide e i capi dell'esercito fecero fra i figli di Asaf, ecco di nuovo Asaf, di Eman, di Jedutun, gli spartimenti del servigio di quelli che avevano da profetizzare con cetere. Erano profeti. Erano profeti. Ecco qua. Ora, quando noi leggiamo, profetizzare, lo rileggiamo nel verso 2. Asael, figliuolo di Asaf, il quale profetizzava sotto il re. Poi, al verso 3, dice ancora che profetizzava, che profetizzavano. Ok, questi versi qua. Ora, la cosa interessante in tutto questo è che le altre traduzioni, quelle che appunto noi stiamo leggendo dalla Diodati, le altre versioni profetizzavano, non lo traducono in profetizzavano e dicono semplicemente cantavano, errore di traduzione. La stessa scrittura, anche fuori dai testi originali, però dimostrerà che c'è un errore di traduzione. Questo è molto importante. Se io vado nel testo originale, che ce l'abbiamo qui, e vado a prendere appunto il passo di Cronache, allora questo in Prima Cronache 25. Vado a cercare Prima Cronaca 25, il testo originale. Ecco qua. Prima Cronaca 25 dice José. No, aspettate, non è questo. Voglio qui parla del veggente. José è veggente, non è profeta. Invece, il verso 3, dove siamo adesso, dice Hanibà. Hanibà viene da Nevi'im. E chi sono i Nevi'im? I profeti. Quindi il termine giusto per la traduzione è profeta. E non cantare. Qualcuno dirà: sì, però profetizzare significa anche insegnare. Ok, profetizzare significa anche insegnare, insegnare ovviamente profezia, soprattutto, ma non significa cantare. E poi che la traduzione corretta la fa la Diodati, a parte che Nevi'im significa profeti, punto. Ok, questo è sacrosanto. Ce lo dice la stessa scrittura. Infatti, a un certo punto, quando noi andiamo in 25, prima cronache, 25 verso 5, o seconda cronache, seconda cronache, mettilo lì.
25.5. Allora. Ah, eccolo qua. Ok. Il veggente dice: tutti questi furono figlioli di Eman, veggente del re. Quindi erano figli del veggente. E qui tutte quante le versioni, se tu metti, prima cosa c'è 25.5, metti tutte le versioni, metti la Luzzi, la Nuova Diodati, la CEI, la Riveduta, questa la lasciamo perdere per carità, ecco qua, tutte quante, appunto dice veggente. Questa però è Seconda Cronache. Quante complicazioni. Oh, mamma mia. Non esce un tiro dritto. Oh, il veggente. Eccolo qua. Poi, la Riveduta dice veggente. La Nuova Diodati dice veggente. La CEI dice veggente. E la Nuova Riveduta dice veggente. Quindi tutte queste poi confermano, perché la somma della tua parola, confermano che le traduzioni precedenti di tutte queste qui sono sbagliate quando dicono cantori, invece è profetizzavano, no cantavano. Traduce bene il Diodati. Ecco perché poi, anche se nelle traduzioni si riscontra qualche errore, poi alla fine lo stesso contesto va a pianare tutto quanto. Ecco qui che anche le revisioni sono perfette, perché Dio ha fatto sì che si concretizzasse il sistema di ridondanza, cioè che ripete, ripete, ripete sempre, laddove un passo non è chiaro per via del traduttore che non ha saputo tradurre bene, troverai altri 10 passi che invece portano luce a quella traduzione che poteva essere fatta in modo migliore, fermo restando che poi la traduzione in quello che è il discorso generale è perfetta. È perfetta. Noi trattiamo i testi originali, vi possiamo dire che sono perfette per quanto riguarda il termine e il discorso che esse trasmettono. Punto. Molto semplice. Benissimo. Quindi noi cominciamo a vedere che questo Asaf non era un semplice cantore, era un capo, era un levita, era uno dei principali ed era anche un profeta. Qualcuno dirà: non mi basta. E che ci stiamo a fare noi? Per far sì che ti basti, o popolo di collo duro. Poi dici agli ebrei che sono popolo di collo duro, eh? Andiamo avanti. Allora, se io vado, Seconda Cronache. Allora, Seconda Cronache, capitolo 20, e tutti quei di Giuda stavano dritti davanti al Signore insieme coi loro piccoli fanciulli, con le loro mogli, con i loro figli. Allora lo spirito del Signore fu sopra Jahaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Beniel, figlio di Mattania, levita, d'infra i figliuoli di Asaf. Tutta sta gente qua erano profeti generazionali. Vi ricordate che prima vi abbiamo detto sono profeti generazionali? Tutti quelli che passavano per quel lignaggio, lo spirito del Signore li investiva e li faceva profetizzare. Hai capito chi era Asaf prima di leggere il Salmo 83? Cerca di capire chi l'ha scritto. Allora, dice: non mi basta, popolo di collo duro. Poi dice agli ebrei: non te basta, te prossimo. 29. E mo te lo famo bastà. Seconda Cronache 29. Poi il re Ezechia e i principali dissero ai leviti che lodassero il Signore con le parole di Davide e del veggente Asaf.
come si dice veggente? Chazò. Chazò. Anzi, José, perché è un participio. Vabbè, viene da Chazà. José. Qualcuno dirà, ma José non è questo con la G. Invece qui è con la Chet. José. Chet, Zain, He. Mentre invece José, questo o questa, è con la G, Zain, He. Invece qui è Chet, Zain, He. Lo dico per chi, tipo il fratello Pietro che studia l'ebraico. Ok? Quindi, le parole di Davide e del veggente Asaf. Chi era Asaf era un veggente. Se dopo questo non te basta, il problema tuo sei un ribelle. E davanti a un ribelle non c'è più nulla da fare. Ok. Potremmo continuare, potremmo continuare, potremmo parlare di Seconda Cronache 35:15 e potremmo parlare di altri passi. Ma come diciamo noi, se davanti all'evidenza più assoluta, il tassativo più tassativo, non ti basta, sei un ribelle, sei un popolo di collo duro. E poi vai a chiamare l'arte collo duro. Vabbè, lasciamo sta. Andiamo avanti. Quindi, Salmo 83, eccolo qua. Che cos'è il Salmo 83? È un canto, è un salmo, nello specifico è una profezia. Mo l'hai capito? L'hai capito che questo qui, questa, è una profezia? Ah. Alcuni hanno, nei secoli, hanno sempre detto che questo non è, non vuole rappresentare altro che la battaglia spirituale che ogni credente, antico, presente e futuro, deve sostenere durante il suo pellegrinaggio qui sulla terra. Parte che non è così, come abbiamo potuto vedere. Questa è una vera e propria profezia. Ma che e poi un passo materiale possa trovare un'applicazione anche, cioè contemporaneamente, una doppia valenza, questo è sacrosanto nella Bibbia. Ma una verità biblica non può annullare un'altra verità biblica. Le due cammineranno di pari consentimento, ma l'una avrà un indirizzo, l'altra avrà un altro indirizzo, l'altra un significato, l'altra ancora un altro significato. Molto semplice. Quindi, allora, qual è l'epoca? Dice, vabbè, è stata una profezia. Dice, magari qualcuno potrebbe dire, no, questa era una profezia per l'epoca di David. Allora, qui parla che stanno in un mare dei guai. Qui parla, Signore, non istartene cheto, non tacere, non riposarti, oh Dio, perché ecco i tuoi nemici rumoreggiano, quelli che ti odiano alzano il capo, hanno preso un cauto consiglio contro il tuo popolo, si sono consigliati contro te, che sono nascosti presso di te, hanno detto venite, distruggiamoli, sì che non siano più nazioni, eccetera, 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 e ti comincia a dare tutti i nomi. All'epoca di Davide, tutti questi che stanno qua erano stati sistemati a tal punto che quando è arrivato il figlio di Davide a regnare Salomone, dice la scrittura che non sapeva più contro chi fa la guerra perché non c'aveva più nemici. Quindi, che cos'è il Salmo 83? È un salmo profetico per la fine dei giorni di Israele. E quindi, Alessio, e quindi, secondo noi, quello che noi stiamo per vedere, ed è probabile che la Chiesa veda questa mega guerra, non è Gog e Magog, ma è la questa grande confederazione di stati, terroristi, Hezbollah, Ayatollah, Hamas, eccetera, 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 arabi, poi vedremo meglio nello specifico,
che stanno per attaccare Israele alla grande. E in mezzo a tutto questo minestrone c'è Geremia 49 e Isaia 17, la guerra a Damasco che sarà distrutta in un attimo, in un giorno, e Iran. Avvenimenti cronologici non siamo coscienti con queste altre due realtà nel dirvi come succederà. C'è chi lo fa, ma noi non lo facciamo. Ma quello che probabilmente, quasi quello che noi pensiamo, è che quello che noi stiamo per vedere è la concretizzazione di questo salmo qua sotto i nostri occhi, e la Chiesa lo vedrà, e chi vivrà vedrà. Chi sono questi? Oggigiorno questi sono esattamente i nemici di Israele. La differenza tra Ezechiele 38 e Salmo 83, che mi va sempre, 38-83, sono i numeri due che so, capovolti, mi è venuta così. La differenza è che mentre gli altri sono nemici tutti abbastanza lontani, questi qua, nel Salmo 83, sono tutti i vicini di casa di Israele, che non è Yafet. Ma si tratta dei Camiti soprattutto, qui. Bene. Andiamo avanti. Allora, qui possiamo vedere alcuni tizi, tra cui Edom. Eccolo qua, le tende di Edom. Le tende di Edom, chi era Edom? Esaù. Poi c'è Moab, Moabiti, Moab e poi Ammoniti, i figli di Lotte. Poi c'era Amalek, ma Amalek è sparito, Alessio, è lo spirito antisemita. Amalek. I Filistei, pure quelli sono spariti, e anche questo lo spirito antisemita. Agar chi è? Indovina un po'. Agar chi era? La figlia di Ismaele, la mamma di Ismaele. Egitto, Agar, Mitraim. Gli Assiri attualmente considera che sono i Siri, eccetera, eccetera, eccetera. Madiam. Bene. Alcuni hanno ipotizzato questi quattro di questi gruppi qua, che sono Moab, Ammon, Edom e Amalek, come i quattro attualmente gruppi terroristici principali di quella zona, che sono Hezbollah, Hamas, la Fratellanza Musulmana e ovviamente i palestinesi. Hezbollah, se tu vai a guardare, Hezbollah sono gli arabi e i pseudo-libanesi, che non si sa bene che cosa sono, perché infatti Hezbollah lavora proprio in quelle terre là. Poi Hamas, per chi non lo sapesse, Hamas nasce da Gaza. Hamas nasce proprio da Gaza, e attualmente Hamas è quello che controlla Gaza. Quando da Gaza gli hanno lanciato migliaia, altro che i sassi, quello che ti fanno vedere a te, migliaia di missili a Israele, non gliene è caduto manco uno addosso. E dicevano, ma non è possibile. Ma com'è possibile? E qualcuno di loro ha detto, quanto pare il loro Dio è più forte del nostro. Hanno detto loro, Hamas. Poi c'è la Fratellanza Musulmana, che stanno in Egitto. E poi ovviamente ci sono i palestinesi, e ovviamente, anche se qui non ci stanno, non vogliamo dimenticare le Nazioni Unite, che sono altamente antisemite. Basti pensare che dalle Nazioni Unite è partita quella fantomatica frase che praticamente Israele non ha nulla, gli ebrei non hanno nulla a che fare da un punto di vista storico con Israele. Vabbè, lasciamo stare. Allora, qui praticamente troviamo Tiro. Okay.
attualmente tiro, in tiro, se tu vai in tiro, che c'è la, diciamo, la parte tutta a sinistra della costa, in alto, c'è tiro, attualmente tiro, in questo momento, chi c'è in tiro? C'è Hezbollah. I filistei, dove stanno i filistei? Filiste, e chi è qua? I filistei c'hanno Hamas, perché i filistei anticamente, quando esistevano, mo sono più di 2500 anni circa, che non esistono, stavano nella striscia di Gaza. E quindi qui ti sta dicendo che nella striscia di Gaza ci sarebbero stati problemi, e chi c'è nella striscia di Gaza? Dice i palestinesi, sì, c'è Hamas, che abbiamo spiegato in ebraico antico che significa Hamas. Poi Ammoniti. Edom, Moab, Ammoniti. Ah, io l'ho messo con una M. Ok, va bene. Ammon. Allora, Ammon, Moab. Oddio, no. Eccoci nuovamente tornati. Torniamo anche alla navigazione. Abbiate pazienza. Ecco. Ok. Ah. Allora, sì, in questo momento siete di nuovo collegati. Perfetto. Ripristiniamo il tutto. Perfetto. Allora, eravamo rimasti ad Ammoniti. Benissimo. Allora, come abbiamo potuto constatare, insomma, quello che dice il Salmo 83 praticamente non è altro che descrivere al lettore quali sarebbero stati i nemici futuri di Israele, e oggigiorno possiamo vedere che esattamente quello che ivi si riscontra rispecchia perfettamente tutte le parti dove oggi si trovano i nemici più acerrimi di Israele, appunto. Benissimo, quindi abbiamo Assiria, che sarebbe Siria, poi abbiamo Tiro, che sarebbe Hezbollah, i Filistei, appunto, abbiamo detto Gaza, quindi la striscia di Gaza, quindi i palestinesi, gli ammoniti, sono sempre i palestinesi, sono anche i palestinesi che vengono soprattutto dalla Giordania, che noi sappiamo che la Giordania ha contribuito, appunto, insieme agli arabi e tante altre parti del Medio Oriente, hanno contribuito a mandare, diciamo, questa pseudopopolazione, che in verità non è altro che una popolazione araba, che noi sappiamo che il popolo palestino è una invenzione. Potete vedere il video che abbiamo fatto a tal proposito. Quindi, stando ad Ammon, se noi andiamo a vedere Ammon dove sta, io adesso ve lo vorrei far vedere. Devo prendere una cosa. Oddio, no. No, facciamo così. Neanche. Allora, facciamo così. Facciamo così. Poi facciamo così. Dicevamo, vi vorrei far vedere Ammon, vediamo se
questo qua. Ok. È questo però. Allora. Comunque, Ammon sta da queste parti. Ah, eccolo qua, c'è pure scritto Ammon. Però aspetta, perché io voglio vedere. Ah, ecco, qui si vede meglio. Ah, perfetto. Ok. Qui si vede meglio. Questo lo metto qua. Questo lo metto qua. Ok, perfetto. Ammon, eccolo qua. Allora, qui abbiamo praticamente la mappa attuale più o meno di Israele. Qui sopra ci sta il Libano. Qui c'è il Monte Ermon, ma sopra, ancora più sopra, c'è il Libano. Ok, perfetto. Allora, questa è la Giordania, questa parte qui, e questa parte qui è la Cisgiordania, perché appunto dall'altra parte del Giordano, questo è il Giordano. Ok, questo è il Mar Morto, Gerusalemme sta da queste parti, eccola qui. Ok, qui c'è i manoscritti del Mar Morto, più o meno stanno da ste parti, Gerico sta qua. Ok, da qui sono entrati lì nei tempi dell'Esodo, va bene, ok. Allora Ammon, praticamente, come potete vedere, Ammon è praticamente la Giordania. Quindi Giordania, Ammon è Giordania del centro. Noi sappiamo che attualmente la Giordania è nemica di Israele, anche se in questo momento sono buoni buonini, ma noi sappiamo che la Giordania fu uno dei molti stati che gli mosse guerra a Israele, se non vado errato, nel 67. Ok, quindi Ammon possiamo dire che sono i palestinesi e la Giordania del centro, che a sua volta ha contribuito a mandare palestinesi qua in Gaza. Ecco qua. Benissimo. Poi ci abbiamo Moab si trova più al sud, eccola qua, e possiamo dire che è il sud, quindi il sud del Moab è il sud della Giordania, o anche il centro, diciamo, il centro della Giordania, via, centro della Giordania, per essere più precisi. Invece Edom è il sud della Giordania, via, siamo più precisi. Ok, benissimo. E invece Ammon è il nord della Giordania, perfetto. Ok, e poi ci abbiamo Ismaele. Sta qua sotto, insomma, gli Agareni, e sono Egitto, e questi praticamente noi possiamo vedere che in questo momento quello che recita questo salmo qua, il salmo 83, ok, se noi andiamo a vedere l'attuale cartina geografica, esattamente quei punti si trovano i nemici di Israele, e questo, il salmo 83, è stato scritto ben 3000 anni fa. Quindi ci possiamo rendere perfettamente conto che il Salmo 83 è un salmo perfettamente profetico. Fammi vedere che altre foto ho qui. Qui invece parla di Gog e Magog, per esempio, che sono completamente altri stati, come potete vedere, no? Fammelo un po' mettere qua. Ok. Gog e Magog. Ok. Facciamo un po' più piccolo, sennò poi non vedete. Allora, qui che cosa c'è? Qui è un po' la stessa situazione di prima. Ok. Perfetto. E va bene. E questo è quanto. Quindi possiamo vedere che questo Salmo 83 è un salmo altamente profetico, che descrive l'attuale situazione in modo veramente esemplare. Vogliamo un attimino passare a questo qua, ma io vorrei però fare così. Ok, vorrei passare a Gioele capitolo 3. Allora, guardate Gioele capitolo 3 che cosa ci dice. Allora, Gioele capitolo 3 parla...
Allora, Gioele è praticamente uno dei libri più apocalittici dell'Antico Testamento, eh? Attenzione, oltre che ovviamente Daniele, ma un po' tutti i profeti minori, no? Ossia Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacus, Sofonia, Geo, Malachia, Zaccaria, Malachia e Zaccaria e Malachia, insomma, i profeti minori sono profeti, la maggior parte di loro, non tutti, ma la maggior parte di loro sono altamente profetici e apocalittici. Gioele, i primi versi dicono: ecco quei giorni, quando dice quei giorni o quel tempo, vedete, quando io avrò tratto di Giuda e Gerusalemme dalla cattività. Quindi qui intanto profetizza nell'800 avanti Cristo, quando ancora non stavano in cattività, che sarebbero andati in cattività in quel tempo, in quei giorni, alla fine dei giorni, che loro sarebbero andati in cattività, e gli ultimi giorni iniziano con l'apparizione del Messia, sarebbero ritornati, e questo è avvenuto nel 1947-48, Giuda e Gerusalemme sarebbero stati poi riprese, appunto, ritornati gli ebrei in Giuda, in Gerusalemme, tutto Israele. Lui, dice il profeta, radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat, verrò qui in giudizio con esse per il mio popolo, per Israele, mia eredità. Qui sta parlando della fine dei giorni e sta dicendo che la terra è di Israele, che il popolo di Israele è popolo di Dio. Lo ripete in tutta la scrittura veterotestamentaria, e qua dice: il quale essi hanno disperso fra le genti, quindi sta parlando della terra, e hanno spartito il mio paese. Qui sta dicendo che alla fine dei giorni le nazioni, quindi l'ONU, che rappresenta le nazioni, avrebbe spartito la terra di Israele, ed è quello che l'ONU sta facendo. L'ONU ha sempre fatto questo, ha fatto sì che Israele cedesse territorio, cedesse terra, in cambio di pace. E poi sta pace non è mai venuta, perché se voi andate a studiare la storia, voi potrete constatare che Israele ha sempre ceduto terra, 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 ma invece della pace gli hanno sempre lanciato le bombe, sempre, categoricamente. Israele non è mai stato il primo ad attaccare, è sempre stato il secondo ad attaccare, perché si doveva difendere, appunto, dall'attacco ricevuto. Ecco, questo è un classico. E quindi noi possiamo vedere come 2800 anni fa sarebbe accaduto questo. Da notare che l'anticristo farà la stessa cosa, però adesso non vi entriamo. Abbiamo fatto un paio di video dedicati all'anticristo, li potete vedere, non mi ricordo, siccome sono passati molti anni, non mi ricordo se abbiamo accennato questa storia qui, ma l'anticristo anche farà un po' la stessa cosa con la terra di Israele. E hanno tratta a sorte sopra il mio popolo, e hanno dato un fanciullo per una meretrice, e venduta una fanciulla per del vino che hanno bevuto, eccetera, eccetera, eccetera. Potete leggere questo capitolo, anche il 2, ma leggetelo tutto, Gioele, è altamente apocalittico. Wow, le profezie della Bibbia sono incredibili. Qui viene descritto anche l'antisemitismo futuro, farò perché radunerò tutte le nazioni. Quindi qui sta dicendo che alla fine dei tempi tutte le nazioni sarebbero state, per la maggior parte, infatti oggi almeno il 99% delle nazioni sono antisemiti. Se voi potete notare, anche in mezzo al cristianesimo, poi non parliamo del cattolicesimo, c'è un antisemitismo pazzesco, è una cosa incredibile. E dobbiamo combattere l'antisemitismo anche nel nostro mondo. Ci dobbiamo porre drasticamente così contro tutto quello che è anti. Non si può essere contro nessun popolo, però noi in questo momento stiamo parlando di Israele. Quindi quello che si avvicina da qui a pochissimo tempo, che può essere domani, tra un anno, tra due, solo Dio lo sa, è questa situazione. Questo lo chiudiamo. Questa situazione. Questo lo chiudiamo. Questa, il Salmo 83.
praticamente tutti questi qua che gli stanno intorno, Ammon, Moab, Edom, Tiro, Gaza, dove stavano i Filistei che non esistono più, Agar, qui sotto c'è l'Egitto, Ismaele, qua sotto c'è l'Arabia, questi che non sono Gog e Magog, perché Gog e Magog è tutta un'altra roba, potete vedere Gog e Magog, Russia, Turchia, tutta questa parte qua che va da qui, qui l'India, tutta questa parte qua fino all'Europa, l'Iran, ok? E vabbè, poi alcune nazioni che stanno qui in Africa, che sono Put, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, queste nazioni non sono le stesse di queste. Possiamo dire che queste sono nazioni al 99% di Yafet. Vedete, che sono abbastanza discostate da invece quelle che sono le nazioni che vengono da Cam, soprattutto da Cam. Ok? E qualcuna viene da Semi, i Semiti, tipo gli Arabi. Ok? Quindi possiamo vedere due situazioni drasticamente, nettamente contrapposte l'una con l'altra. E da quello che abbiamo potuto vedere, quello che si sta per concretizzare, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è praticamente una mega guerra che potrebbe benissimo essere, scusate, potrebbe benissimo essere che noi, la Chiesa di Gesù Cristo, la presenzieremo prima del rapimento della Chiesa. Potrebbe anche non essere così. È una supposizione. Ricordiamo che praticamente la Chiesa non passerà neanche un giorno della grande tribolazione. Durerà 7 anni questa grande tribolazione. La Chiesa non passerà per la grande tribolazione. A quelli che sono ribelli, non a quello che diciamo noi, ma alla parola di Dio, abbiamo fatto un video che vogliono insistere in predicare un Vangelo falso, insegnare dottrine false di demoni e dire che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, noi semplicemente gli rispondiamo: beh, passatela bene, buona grande tribolazione, salutateci i 144.000 e un bacio grande ai due testimoni. Che vedevo da lì? Fate un po' come vi pare. Qualcuno dirà: beh, ma non ha una importanza rilevante dire che si passerà, ovvero che non si passerà. E noi rispondiamo no, perché questo fa parte del fondamento biblico, non è un qualcosa che esula dal fondamento biblico, e quindi è grave toccare il fondamento biblico. È come se qualcuno ci dicesse: non ha importanza se uno crede o non crede alla Trinità. Beh, no, no, è così. È il rapimento della Chiesa. Gesù Cristo è morto per non farci passare il rapimento, il giorno del Signore, la grande tribolazione, perché la Chiesa di Gesù Cristo non è stata chiamata ad ira. Interessante notare, facendo un parallelo, un paragone, a proposito di Trump, che praticamente noi abbiamo qualche stereotipo di Trump nel passato, tipo Ciro, no? Che a un certo punto liberò i primi ebrei perché andassero in Israele, tornassero e potessero riedificare Gerusalemme e di conseguenza anche il Tempio di Gerusalemme. Ecco. E questo dopo la cattività di 70 anni, profetizzata da Geremia. Analogalmente, siamo entrati nei 70 anni che gli ebrei sono tornati in Israele, 70 anni, e guarda caso è uscito un nuovo Ciro chiamato Trump, che fra l'altro Trump viene da tromba, per chi non lo sapesse, e noi sappiamo che stiamo per ascoltare la tromba di Dio, la tromba di Gesù, lo shofar. E lui ha dato questo riconoscimento, che ovviamente comporta anche la riedificazione, introduce a questo evento della riedificazione del terzo tempio di Gerusalemme. Ben dissero i rabbini: se
siamo riusciti a ritornare nella terra promessa dopo 2000 anni, il che era impossibile da un punto di vista umano, figuriamoci ricostruire il terzo tempio, che per quanto possa essere difficile non è mai tanto difficile quanto appunto quello che siamo riusciti, per la volontà di Dio, di Hashem, del Signore, siamo riusciti a fare dopo 2000 anni. Matteo 5:35, Matteo 5:35 ci dice che Gerusalemme è la città del grande re. Ecco perché Satana la vuole tanto e la vogliono tutti quanti. Alessandro Magno disse che chi ha conquistato tutto il mondo e non ha conquistato Gerusalemme, praticamente non ha conquistato nulla. Tutti l'hanno sempre voluta. Lo stesso Vaticano ha sempre voluto trasportare la propria sede a Gerusalemme, ma Dio non gliel'ha mai permesso. Alleluia, gloria a Dio. Quindi, quello che è tassativo in questo video è che siamo a un passo dal rapimento della Chiesa, a un passo dell'inizio della grande tribolazione, e da qui a 10 anni si concretizzerà la grande tribolazione. Noi non sappiamo il giorno, l'ora e l'anno, ma il tempo sì, e più di 6,5 miliardi di persone moriranno. Quello che invece non è tassativo è: sarà così per quanto riguarda i prossimi eventi, ovvero quello che stiamo aspettando, come abbiamo dimostrato anche sotto forma di ipotesi. Quello che stiamo aspettando è la concretizzazione del Salmo 83? Noi diciamo sì. E come si vanno a collocare i passi di Isaia 17, Geremia 49, dove leggiamo che Damasco sarà distrutta e Iran sarà anche distrutto? Abbiamo fatto un video a tal proposito sull'Iran. Verrà prima, dopo, durante? Bella domanda. Noi non abbiamo questa risposta, però nel pacchettino del Salmo 83 ci dobbiamo mettere anche Isaia 17, Geremia 49, con l'attacco a Damasco e l'attacco all'Iran. Avverrà prima, avverrà dopo, avverrà prima e sarà quello che poi innesterà appunto questa situazione. Qualcuno dice sì, qualcuno dice no, noi alziamo le mani. In fondo, quello che è chiaro per noi nella Bibbia, noi lo presentiamo anche sotto forma di ipotesi, ma quando veramente non abbiamo argomenti per poter anche ipotizzare, noi sinceramente da metterci a inventare di cose non è che ce la sentiamo molto. Quello che è sicuro è che la terra sta a punto di scoppiare. Tutto questo che succederà, queste grandi catastrofi, porterà appunto poi il mondo sotto sopra, e poi si concretizzerà, ma lì già non ci sarà più la Chiesa. Quello che è scritto in Apocalisse capitolo 6, appunto potete vedere il video sull'Apocalisse capitolo 8, trattiamo anche Apocalisse capitolo 6, quando appare il cavaliere del cavallo bianco, che non è Gesù Cristo ma è l'Anticristo, che porta disarmo, finto disarmo nucleare, e pseudo pace e prosperità, ma durerà, come si dice normalmente, da Natale a Santo Stefano. I musulmani si stanno unendo in questo momento, noi stiamo seguendo direttamente anche le notizie direttamente dall'Iran, i loro canali di televisione antisemiti, vi dico, c'è un antisemitismo in Iran, una cosa pazzesca, una cosa. Hanno fatto una marcia qualche tempo fa dove nei camion ci scrivevano, almeno in un camion l'hanno fatto, ci hanno scritto morte agli ebrei, morte a Israele, distruggiamoli. Praticamente lo stanno sempre dicendo da sempre. E questi iraniani, appunto, che noi benediciamo il popolo
iraniano, assolutamente. Qui però facciamo, ci vogliamo rivolgere a quello che è la politica, il mondo politico iraniano che fa questo. No, no, il popolo iraniano è un popolo bellissimo, anzi, hanno molta cultura, hanno un bel carattere, no? Se tu li vedi, tu vedi la popolazione iraniana in confronto ad altre popolazioni, hanno una personalità che a me personalmente piace molto di più, so tutto un pezzo, l'altro so tutto qua, li vedo un po' così, tutti. Invece gli iraniani, veramente sono popoli iraniani, cioè gente de cervello. E però peccato che poi hanno sta politica così antisemita che... E quella la condanniamo, quella sì. E praticamente loro stanno facendo un richiamo politico a tutto il mondo musulmano, che è sciiti, a non avere questa divisione tra sciiti, sunniti. Stanno facendo programmi dove vogliono fare... l'anno dell'Islam, riunirsi tutti quanti proprio perché vogliono combattere tutte le avversità. Loro vogliono combattere il Satan, per loro il Satan è l'Occidente, è Israele, siamo noi. E mo adesso ci hanno ragione, non ci hanno ragione, vi stiamo semplicemente illustrando un po' quello che è il quadro politico anche internazionale, perché noi lo seguiamo. Ripeto, in politica noi non siamo da parte di nessuno, né dalla parte nostra né dalla parte loro. Noi siamo dalla parte che non dobbiamo far politica e tra un po' dobbiamo andarcene da questo mondo. Ora vi dirò come. Quindi, che potrei dire? Potrei continuare? Sì, potrei continuare, ma basta. Penso che quanto detto, insomma, possa far riflettere. Allora, che succede? Facciamo, ipotizziamo che c'è qualche ascoltatore che è capitato in questo video così per la prima volta e non sa niente, né della Bibbia, né del cristianesimo, né del rapimento della Chiesa, casca dalle nuvole. E ti voglio dire una cosa, guarda, al di là del fatto di quello che dice la Bibbia, che è sacrosanto e sì e amen, ma ti invito a guardare il mondo con gli occhi tuoi. Basta che tu sei una persona un po' sveglia, non è che devi essere un accademico. Il mondo scientifico, il mondo politico, il mondo bellico, il mondo economico, il mondo medico, quello che ci stanno facendo, lasciamo stare. Stavo riscontrando gli effetti collaterali, tanto per dirtene una, no? Tra i medicinali generici e i medicinali non generici. Fatele anche voi ste prove. Diciamo sta quello che ci stanno facendo, le scie chimiche, insomma, il quadro che si vede è chiaro. Da qui a pochissimo qualcosa di terribile, di tremendo succederanno grandi catastrofi anche da un punto di vista climatico. Non è questo, si sa, lo dice il mondo, lo stesso mondo scientifico. Quindi il futuro dell'umanità è che da qui a 10 anni più di 6 miliardi e mezzo di persone moriranno. Punto. Non è che... Punto. Che poi tu ci credi, non ci vuoi credere. Come te pare. Noi ti invitiamo a credere. Ma c'è una via di fuga. Il Signore ha detto... che lui sarebbe tornato, che poi non è tanto il ritorno di Cristo, però te la voglio far capire, a un certo punto lui avrebbe portato con sé, questo nel cattolicesimo non si insegna, il cattolicesimo combatte questa dottrina, quindi se sei cattolico apri le orecchie, ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto un video intitolato Il rapimento della Chiesa seconda parte, avrebbe portato via la sua Chiesa e l'avrebbe rapita. E non ridere, perché anche ai dì di Noè ridevano. Anche ai dì di Noè ridevano. E ci sono stati dei rapimenti nell'Antico Testamento. Uno è stato Enoch, l'altro è stato Elia. Altro che. Prima si è portato via Enoch e poi c'è stato
il diluvio. Dicendo così che, siccome la storia si ripete sempre, Ecclesiaste 1.9, 3, 15, che poi alla fine dei tempi si sarebbe ripetuto uguale, prima va via la Chiesa e poi viene la grande tribolazione. E allora, se Enoch rappresenta la Chiesa rapita, l'arca cosa rappresenta? Gli ebrei che passeranno per la grande tribolazione. La Chiesa non è stata chiamata a passare per la grande tribolazione. E se sei ebreo e credi in Gesù Cristo, e sei nato di nuovo e lo confessi, neanche tu, ovviamente. E quindi noi ti invitiamo a accettare il Signore Gesù Cristo, perché Lui intanto è morto per te e ti ama e ti vuole scampare. Pensa anche alla tua famiglia. Tutte le profezie veterotestamentarie e non solo, neotestamentarie, a migliaia si sono adempiute. Infatti a me fanno ridere i gnosticini da quattro soldi che dicono: chi mi dice che le profezie dimostrano che c'è il Dio? Come dire, praticamente tradotto in italiano, loro stanno dicendo: sì, io riconosco che le profezie ci sono, ma non con questo. Ma questo non vi basta per credere che c'è Dio. Ah, ok. Ma infatti, le profezie, quelle che tu riconosci che si sono adempiute, non solo quelle si sono adempiute, ma anche quella del rapimento della Chiesa si adempirà. Ma tu non sarai rapito, gnostico, e sarai lasciato qua con i tuoi figli. E poi ahi di te, e ahi di chi rimarrà. Tre guai, o tre ahi, ci sono nel libro dell'Apocalisse. Vedete i video Apocalisse capitolo 8 e capitolo 9, vedi quello che succederà. Quindi, cari amici, fratelli, in ascolto, oggi è il tempo di riguardare in alto. Questo fa parte del messaggio degli ultimi giorni. Riguardiamo in alto, prepariamoci, cerchiamo la faccia del Signore, preghiamo, congreghiamoci, dimoriamo con i fratelli, santifichiamoci, cerchiamo la pace con tutti, la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Dio. Preghiamo che Dio ci lavi col prezioso sangue di Gesù Cristo. Signore, lavaci col prezioso sangue di Gesù Cristo. Riconosciamo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, leggiamo la Bibbia, non perdiamo tempo in sciocchezze. Facciamo tutto quello che dobbiamo fare ogni giorno. Abbiamo una famiglia, un marito, una moglie, dei figli, uno studio da portare avanti, quello che ti pare, facciamo tutto. Non è che noi dobbiamo fare tutto, noi facciamo tutto. Io la mattina mi sveglio alle 6, prima delle 6 e vado a lavorare. Mi sveglio presto. Tutti, insomma, dal lunedì al venerdì vado a lavorare. Io lavoro, c'ho il mio lavoro, grazie a Dio, sono contento. E faccio tutto quello che devo fare, però il mio cuore deve sempre stare con il Signore. Questo è il messaggio. Gli eventi sono maturi, le profezie sono migliaia, la Bibbia sta qua. Se non hai una Bibbia, se vai in una qualsiasi chiesa te la regalano. Basta che vai al supermercato, trovi le Bibbie a 1,50 €. Non è un problema. Se c'è internet, appunto, eccola qui. Questa è una Bibbia. Eccola qua, www.laparola.net. Voglio dire, a un certo punto, ok, andiamo a chiudere. Basta. Allora, intanto chiudo qua. E poi, io ho finito. Quello che dovevo dire ve l'ho detto. Il mio compito è finito e niente, questo è quanto. Preghiamo gli uni per gli altri, pregate per noi, gloria a Dio. Grazie per tutti quelli che ci scrivono, e anche nelle mail c'è da aspettare quando ci scrivete, ovviamente, 3-4 giorni, una settimana, di più, dipende, c'è da aspettare. E quindi non apriamo link nelle mail, quindi non ci mandate link, questo vale per tutti,
ci dispiace se qualcuno rimane male, ma è così. E i nemici che ci abbiamo sono troppi, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, cari amici, grazie per averci seguito fin qui. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti e, se Dio vorrà, ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom!